Un dettaglio in un verbale di una persona ascoltata all'epoca dei fatti ha attirato la mia attenzione durante lo studio degli atti. Stavo seguendo 6-7 piste e quell'elemento nelle carte ha permesso di incastrare tutti i pezzi del puzzle, diventando così l'elemento nuovo che ha portato a riaprire il caso dopo 42 anni, con un'ipotesi investigativa mai presa in considerazione. Parla Antonella Delfino Pesce, genetista dell'Università di Bari, nota per aver riaperto, tra gli altri, il caso irrisolto di Nada Cella, la 25enne uccisa a Chiavari il 6 maggio del 1996. La criminologa è ora l'artefice della scoperta rivoluzionaria nel caso dell'omicidio di Giorgio Montanari, primario della clinica ostetrica ginecologica del Policlinico di Modena, assassinato nel parcheggio dell'ospedale la sera dell'8 gennaio del 1981, verso le 20, subito dopo la fine del suo turno. L'assassino, che ha teso l'agguato alla vittima in quel parcheggio buio, ha sparato a raffica con una pistola calibro 38 della Seconda Guerra Mondiale. Forse voleva una spiegazione, ma la verità è che ha sparato al ginecologo mentre cercava di fuggire con il suo maggiolino. L'ultimo proiettile sparato da dietro ha colpito il medico alla clavicola e non gli ha lasciato scampo. Pochi minuti dopo il medico fu trovato disteso sul volante e coperto di sangue. L'allarme fu dato da una dipendente della clinica, un tecnico di laboratorio che si trovava nell'auto contro la quale finì un'altra macchina urtata dal maggiolino. Montanari aveva perso il controllo dell'auto e aveva causato un tamponamento a catena. La donna ha detto di aver notato una figura che fuggiva nell'oscurità, ma non è stato possibile ottenere un identikit del colpevole. L'indagine si è concentrata fin dall'inizio sull'ambiente di lavoro, perché all'epoca, in Italia, proprio in quel momento, era entrata in vigore la legge sull'aborto. Montanari aveva impostato la direzione del reparto modenese di ostetricia, lasciando la libertà di coscienza al personale. Questa scelta provocò un forte malcontento tra i medici e le infermiere della struttura. Si crearono attriti tra chi voleva praticare aborti sulle pazienti e chi non ne voleva sapere. Montanari aveva ricevuto delle lettere anonime di minacce e perfino dei proiettili. Perciò la linea abortista del direttore sanitario divenne la pista privilegiata dagli investigatori. Questa ipotesi venne condivisa dalla vedova del professore, Anna Ponti. Gli inquirenti hanno quindi ascoltato il parere dei colleghi della vittima. Si trattava di medici, infermieri, personale sanitario e amministrativo, ma non è stato possibile ricavare indizi significativi. Servirono solo a rafforzare il clima di tensione scaturito dalla libertà di coscienza sull'aborto. Gli approfondimenti sugli incarichi ricoperti in passato dal primario, che aveva lavorato nelle zone di mafia della Sicilia, arrivarono a un punto morto e sull'omicidio calò il sipario. Il caso venne archiviato nel 1991 e poi riaperto nel 2017. Gli investigatori hanno rianalizzato le prove elencate nell'inventario e si sono concentrati sulla perizia balistica di una pistola che corrispondeva all'arma del delitto. Tale perizia ha ricostruito la traiettoria del proiettile sparato contro Montanari e la dinamica dell'agguato. Intorno alle 20, terminato il turno di lavoro, il direttore sanitario saluta i colleghi, si reca al parcheggio e si mette alla ricerca del suo maggiolino, non ricordando esattamente dove l'aveva parcheggiato. Quando è salito in macchina, Montanari è stato avvicinato da un uomo che probabilmente ha riconosciuto e ha abbassato il finestrino per parlare con l'interlocutore. Ne è nata una discussione, culminata con l'estrazione di una pistola da parte dell'aggressore. Alla vista dell'arma, Montanari ha ingranato la marcia e si è allontanato di corsa, mentre l'uomo ha iniziato a sparare. L'ultimo proiettile ha colpito il ginecologo, entrando dalla clavicola e conficcandosi nel cuore. Il resto rimane nel mistero. Poi il caso fu nuovamente chiuso, fino a 2 anni fa,
quando la genetista Delfino Pesce si è interessata alla vicenda dopo aver visto una trasmissione che si occupava di casi irrisolti e si appassionò alla vicenda. Racconta la criminologa. Mi sono messa in contatto con la vedova Anna Ponti e con il giornalista di Modena Pierluigi Salinaro. Ho recuperato tutti i fascicoli e ho vagliato le varie piste spulciando i verbali. Da uno di quelli è uscito fuori l'elemento nuovo. È stata quindi presentata una relazione finale alla procura modenese che, ritenendo solidi gli indizi, ha riaperto le indagini, dove ci sarebbero già i primi indagati. Lo stato delle indagini e l'identità dei sospettati sono tenuti segreti, ma quello che è certo è che si tratta di un nuovo indizio che non era stato preso in considerazione prima e che la verità è nascosta nella cartella clinica. E l'assassino sarebbe ancora vivo. Il professor Montanari è stato davvero ucciso da un paziente scontento? Possibile che un uomo che credeva di essere vittima di un errore medico e che aveva accumulato rabbia per la sofferenza dei suoi familiari abbia deciso di lavare l'onta subita con l'assassinio del reparto di ginecologia? Sono queste le domande a cui gli uomini della squadra mobile di Modena, guidati da Mario Paternoster, dovranno dare risposta, sulla base del materiale investigativo e dei nuovi interrogatori che si stanno svolgendo in questura. Le autorità inquirenti stanno interrogando nuovamente alcuni colleghi di Montanari che erano stati sentiti all'epoca, alla luce dei nuovi sviluppi dell'inchiesta. L'obiettivo è stabilire cosa sia successo la sera dell'8 gennaio 1981, approfondire le responsabilità mediche e collocare i sospettati sulla scena del crimine.